Ciao belli, come state? Allora, io come vedete ho fatto nascere un microfono da delle piante, cioè sto cercando di mettere bene tutti un po' gli elementi di questa mia nuova postazione video, ma aspettate un video in cui vi spiegherò tutto. Siamo qui perché? Perché volevo parlarvi degli unici due metodi, gli unici due trucchi, gli unici due sistemi per crescere davvero su YouTube. Piccola premessa, guardo qui perché ho il microfono qui e quindi questa cosa che non ho il microfono sulla videocamera mi manda in pappa il cervello. Io, quando ho aperto il canale, ho iniziato a vedere una serie infinita di video di un sacco di persone molto competenti, super attente, che hanno studiato tutto, YouTube, le grafiche, l'algoritmo, eccetera, 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 che ti danno un sacco di consigli. Anch'io ho fatto dei video del genere, quindi le copertine, e quindi mettere le call to action, e quindi mettere delle descrizioni corpose, e quindi mettere delle, appunto, delle copertine visivamente forti, condividere su tutti i social, dirlo ad amici, a conoscenti, a parenti, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono tutti sistemi che servono per migliorare la qualità del tuo canale, per migliorare la qualità di un singolo video, per migliorare l'estetica generale di un video oppure di un canale, insomma per aumentare, per migliorare, però nessuno di questi è rivoluzionario, che poi non rivoluzionario è una parola sbagliata, dai Luca stai attento, nessuno di questi è concreto, definitivo, nessuno di questi ti dà la certezza, ok, di crescere. Perché? Perché sostanzialmente, e ne ho avuto la prova proprio in questi giorni, chi decide se cresce o no su YouTube è l'algoritmo. Punto. Mi spiego meglio. Tu puoi fare i video editati al meglio, puoi fare dei video super precisi, super tecnici, puoi fare dei video super contestualizzati, puoi fare dei video con una qualità assurda, ma alla fine chi decide se il tuo video va o no nei suggeriti, nei consigliati, nei proposti, è semplicemente l'algoritmo. Ne ho un esempio proprio in questi giorni, dove un mio video che ho realizzato circa 3 mesi fa ha iniziato a ricevere un sacco di visualizzazioni. Era un video in cui raccontavo di come avessi sparato dei fuochi d'artificio ad una festa di paese. Bene, con l'avvicinarsi del Capodanno, quindi dei fuochi d'artificio per festeggiare, quel video si è impennato e ho superato le 1000 visualizzazioni, ma è un video, tra virgolette, anche peggiore rispetto a livello di qualità, rispetto magari a questo, per dire, perché è registrato col telefono anziché con la videocamera. Però cosa succede? Che l'algoritmo, avendo bisogno di video sui fuochi d'artificio, pam, me l'ha consigliato. E quindi, quali sono gli unici due consigli, gli unici due trucchi che funzionano al 100% per crescere su YouTube? Sono due ed uno è la conseguenza degli altri, dell'altro. Numero uno, bisogna essere se stessi, perché legato c'è il numero due, ovvero la costanza. In pratica, noi dobbiamo farci conoscere da YouTube. YouTube deve sapere che esiste il tuo canale, che si chiama Occhiali, che si chiami Luca Buonofiglio o che si chiami Piantina. YouTube deve sapere che esisti. Come fa a sapere che esisti? Lo sa solo quando tu pubblichi con costanza. Sempre, sempre e sempre. Una volta a settimana, 2 volte a settimana, 3 volte a settimana. Tu devi pubblicare con costanza. E prima o poi l'algoritmo si accorgerà di te e sarà lui a proporti. Cioè non c'è trucco, non c'è inganno. L'unico che ti rende virale oppure no, e lo dimostrano l'esplosione di tanti canali negli ultimi tempi, ok? È l'algoritmo. Una volta che lui sa della tua esistenza, lui va a sponsorizzarti, a farti crescere. Quindi è solo l'algoritmo, è solo la costanza che ci permette di essere conosciuti da YouTube stesso. Certo, ovviamente il video deve avere una qualità, però secondo me, se stai guardando questo video, sai già di che cosa parlo, quindi non è che se pubblico ogni settimana un video completamente nero, allora andrò nei consigliati dopo un anno. No, assolutamente. Però se c'è una base di qualità, con costanza si verrà premiati dall'algoritmo. Tutte le altre cose sono cose che aiutano, ma non sono cose che possono darti la svolta definitiva. È solo l'algoritmo e questo ci arriva solo grazie alla costanza. Però prima vi stavo dicendo
dicendo che serve anche essere se stessi. Beh, è una conseguenza, perché se non siamo noi stessi non avremo mai la costanza di fare video, perché se ci siamo creati un personaggio che non siamo noi, se andiamo a parlare di un argomento che non ci piace, ragazzi, non riusciremo mai, e dico mai, ad essere costanti. Perché se io devo parlare di calcio per 3 volte a settimana, ma a me il calcio fa schifo, beh, non avrò sicuramente la forza, l'impegno, la mentalità per portare avanti questo impegno in maniera costante, quindi non verrò premiato dall'algoritmo. Quindi ricordatevi, costanza e essere se stessi sono gli unici due trucchi, gli unici due consigli, gli unici due metodi che dovete davvero portare avanti. Poi descrizioni, sottotitoli, eccetera, 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 sono un contorno, ma la portata principale è quella, è l'unico modo per crescere davvero. Belli, grazie per avermi ascoltato. Mamma mia. Belli, grazie per avermi ascoltato. Io vi aspetto sempre qui sul mio canale. Se vi va, iscrivetevi, lasciate un bel like, guardate anche tutti gli altri video, perché io, siccome mi piace un po' tutto e siccome non voglio essere costretto in un solo argomento, porto tantissime cose. Quindi date uno sguardo alle playlist, trovate quella che vi piace di più e guardate i miei video. Ciao belli, iscrivetevi, lasciate un bel like. Ciao belli.